Sono 11 le vittime del naufragio di un gommone avvenuto questo venerdì nel mare Egeo al largo delle coste della Turchia. 9 migranti soccorsi dalla guardia costiera turca, tra loro anche dei bambini. 2 uomini, forse gli scafisti, sono stati arrestati. L'imbarcazione cercava di raggiungere l'isola greca di Samos. 6 invece i corpi raccolti dalla guardia costiera italiana impegnata nelle operazioni di soccorso al largo della Libia. Ma secondo l'organizzazione non governativa spagnola Proactiva Open Arms, soltanto giovedì potrebbero essere affondate 3 imbarcazioni con a bordo oltre 100 persone l'una. Dall'inizio del 2017 sono almeno 560 i migranti morti nel Mar Mediterraneo.